Si dice che lei, originaria della Persia, provando nostalgia per i prati delle sue montagne, avesse chiesto al re di imitare con giardini artificiali il paesaggio tipico della sua terra natia. Una regina malinconica ed un re pronto a esaudire i suoi desideri. Non sto per narrarvi una fiaba, ma voglio portarvi alla scoperta dei giardini pensili di Babilonia. L'idea del giardino come luogo magico e incantato nel quale l'essere umano può trovare pace e ristoro è presente in numerosissime culture, sia a Occidente che a Oriente. I persiani, ad esempio, avevano un termine che andava a indicare proprio un'area recintata. E con tale concetto il nome passa anche nel mondo greco e poi in quello latino, fino ad arrivare ai nostri giorni. Tra tutti i giardini creati dall'uomo, sicuramente i giardini pensili di Babilonia sono i più famosi, tanto che Filone di Bisanzio li annoverò tra le sette meraviglie del mondo antico. Noi abbiamo già visto altre meraviglie, vi lascio il link qui sopra e in descrizione, ma di preciso cosa sappiamo di questi giardini? Tra le fonti abbiamo appunto Filone di Bisanzio, il quale ci racconta che i giardini si ergevano su colonne di pietra, al di sopra delle quali era stato previsto uno strato composto da tronchi di palma e terra, il tutto per permettere il drenaggio dell'acqua, acqua che veniva attinta direttamente dal fiume Eufrate con appositi macchinari. Diodoro Siculo ci tramanda invece una descrizione molto più dettagliata e tecnica. Innanzitutto ci dice di non credere alle storie che vogliono l'opera realizzata per volere della regina Semiramide e rimanda invece a un non meglio precisato re Siro o Assiro, che appunto le avrebbe costruiti questi giardini per sua moglie. Le dimensioni dovevano comunque essere imponenti, in quanto l'edificio misurava 4 pletra, circa 120 metri per lato, e aveva una struttura che ricordava, secondo Diodoro Siculo, la forma di un teatro, quindi erano presenti dei terrazzamenti digradanti, sorretti da grandi gallerie costruite con mattoni. La più grande di queste gallerie era appoggiata direttamente alle mura della città e arrivava proprio a lambire il livello stesso delle mura con un'altezza pari a circa 22 metri, cioè gli antichi 50 cubiti. Le gallerie erano coperte con grandi travi di pietra, così vengono descritte, e al di sopra erano stati posizionati diversi strati, prima delle canne con del bitume, poi dei mattoni cotti e infine una lamina di piombo. Tutto questo serviva per rendere impermeabile la struttura. L'acqua era attinta ancora una volta dall'Eufrate con un sistema che, secondo Diodoro, era invisibile dall'esterno. Di conseguenza, molti studiosi hanno ipotizzato la presenza di grandi ruote idrauliche con la presenza proprio di secchi, un po' come accade con le successive norie. Strabone ci offre una descrizione simile, anche se meno dettagliata. Però c'è un particolare interessante, e cioè che il sistema di irrigazione prevedeva l'utilizzo di viti idrauliche. Ora, noi sappiamo bene che la vite idraulica o vite continua è un'invenzione successiva, attribuita al noto Archimede, ma da alcune tavolette assire, in effetti sappiamo che esisteva un sistema simile di irrigazione anche in queste zone. L'ultima fonte è poi Giuseppe Flavio, il quale cita i giardini in due delle sue opere e ricorda che furono costruiti da un sovrano, il re Nabucodrezzar o Nabucodonosor II, il nome è lo stesso, per la moglie Amitis, la quale sentiva nostalgia per la terra natia, ricca di boschi. Stranamente non abbiamo nessuna informazione giuntaci da due autori importanti invece, cioè Erodoto e Senofonte. Ora che abbiamo visto le fonti antiche, cerchiamo di capire quali informazioni possiamo trarre dagli scavi archeologici. I primi scavi a Babilonia furono intrapresi tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento dall'archeologo tedesco Robert Johann Koldwey, il quale portò alla luce i resti di grandi edifici, tra cui la famosa porta di Ishtar e il Palazzo Reale. Koldwey era anche convinto di aver trovato i resti dei giardini pensili, nei pressi del Palazzo Sud. Tale idea oggi è però superata, proprio perché gli scavi successivi hanno infatti permesso di capire che quest'area era in realtà un magazzino con annesse aree amministrative.
C'è poi da sottolineare il fatto che il grande archivio di Nebuchadrezzar, composto da moltissime tavolette, non citi mai la presenza dei giardini e annoveri invece molte altre opere proprio portate avanti dallo stesso sovrano, tra cui degli interventi allo stesso palazzo. Bisogna però riconoscere che nell'epoca in cui ci troviamo l'idea del giardino è ormai parte integrante del concetto stesso di palazzo e forse potrebbe essere questo il motivo per cui non viene citato nelle tavolette. Fatto sta che rimane comunque un vuoto dal punto di vista archeologico. Allo stato attuale delle conoscenze, quindi, noi non possiamo dire se i giardini pensili di Babilonia siano mai esistiti oppure no. E quindi, direte voi, il video finisce così senza dare una risposta? Beh, in archeologia questa cosa può succedere, ma in realtà in questo caso io voglio darvi un'ulteriore interessantissima ipotesi, formulata dalla dottoressa Stephanie Dalley, la quale ritiene che i giardini esistessero, ma che fossero presenti in un'altra città, e cioè a Ninive, l'antica capitale assira posizionata molto più a nord. In effetti noi sappiamo che nelle zone dell'Assiria la presenza dei giardini è attestata fin dalle epoche più remote. Tiglath-Pileser, ad esempio, piantò numerose tipologie di piante ottenute dalle zone appena conquistate e lo stesso fecero i suoi successori che continuarono con l'idea di introdurre delle varietà di piante direttamente nelle zone dell'Assiria, tra cui numerosi alberi da frutto e da legname. Ricordiamoci che questi elementi hanno una funzione non solo ornamentale ma anche economica all'interno del mondo antico. Sargon II poi dotò il suo palazzo di un grande giardino che doveva ricordare i boscosi monti Amanus. Ecco, questi monti in realtà non coincidono probabilmente con quelli odierni, ma sono in generale dei monti boscosi. E suo figlio, Sennacherib, una volta spostata la capitale a Ninive, la dotò di un grandioso palazzo citato nelle fonti, al quale aggiunse un incredibile giardino che lui stesso dice di aver realizzato in alto e con ogni genere di pianta aromatica. Ecco, di tutto questo noi abbiamo non solo la testimonianza nelle tavolette degli stessi sovrani, ma anche alcuni bassorilievi direttamente dal palazzo di Ninive che riproducono questi paesaggi. Secondo tale ipotesi, quindi, gli antichi giardini di Babilonia in realtà, come vi ho detto, si trovavano a Ninive e gli autori avevano attribuito alla ben più nota Babilonia questo tipo di costruzione che in realtà apparteneva all'antica capitale assira. I giardini pensili di Babilonia risultano quindi ancora oggi un'incognita e il loro essere così effimeri li ha resi la meraviglia che ha fatto fantasticare maggiormente nel corso del tempo gli autori antichi e moderni. Stavolta il video è realmente finito. I commenti, le condivisioni, i mi piace sono la linfa che fa crescere questo canale, quindi mi raccomando, abbondate. Io a questo punto vi saluto e vi do appuntamento al prossimo viaggio. Arrivederci! L'idea del giardino come luogo magico, incantato, in cui l'acqua veniva... Strabone primo... Sì, Strabone. Infine, tra gli autori bisogna sicuramente ricordare anche... non mi ricordo più. Giuseppe Flavio. Re Siro o Assiro, il quale appunto li aveva ad opera di un tedesco, Robert Johann